Allora, in questo video introduciamo le funzioni goniometriche elementari, seno e coseno di un angolo. Consideriamo due circonferenze concentriche di centro O, una di raggio OP e l'altra di raggio OQ. Proiettiamo i punti P e Q sull'asse delle X e otteniamo così due triangoli rettangoli OPP' OQQ'. Si tratta chiaramente di due triangoli che hanno i lati di misure diverse, tuttavia sono due triangoli simili perché hanno l'angolo alfa in comune, poi sono rettangoli, di conseguenza hanno tutti e tre gli angoli uguali. Quindi è costante il rapporto di similitudine, cioè il lato tra lati che si corrispondono nella similitudine. In particolare, sono uguali i rapporti che vedete scritto in fondo alla pagina. Ora, il fatto che questi due rapporti siano uguali significa che possiamo assumere una circonferenza di raggio arbitrario, in quanto i rapporti non cambierebbero al variare del raggio, della misura del raggio, se i triangoli, come abbiamo detto, sono simili. La circonferenza con il raggio, per così dire, più comodo è quella che ha il raggio uguale a 1 e una tale circonferenza prende il nome di circonferenza goniometrica. Quindi d'ora in poi lavoreremo con una circonferenza che ha il raggio OP uguale a 1. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo vedere come al variare dell'angolo alfa variano le misure dei lati dei cateti OP. Scusate, OP' e PP'. Definiamo seno dell'angolo alfa, il rapporto tra il cateto PP' opposto all'angolo e l'ipotenusa del triangolo, mentre definiamo coseno dell'angolo alfa, il rapporto tra il cateto adiacente all'angolo, quindi OP' e l'ipotenusa del triangolo. Dato che per ipotesi l'ipotenusa è 1, tali rapporti coincidono rispettivamente con il segmento PP' e il segmento OP'. Osserviamo, prima di vedere cosa succede al variare dell'angolo alfa, che essendo il triangolo OPP' rettangolo vale il teorema di Pitagora, quindi il quadrato di OP uguale alla somma dei quadrati di PP' e OP'. Sostituendo le rispettive espressioni o il rispettivo valore, otteniamo la relazione seno al quadrato di alfa più coseno al quadrato di alfa uguale a 1, che è chiamata identità fondamentale della goniometria. Questa identità è utile perché permette, ad esempio, nota la misura del seno di alfa di ricavare quella del coseno, o viceversa, nota quella del coseno di ricavare quella del seno. E ci verrà utile nel corso del video. Bene, adesso vediamo un po' come variano le misure dei segmenti PP' e OP' al variare dell'angolo alfa. Considereremo non un qualsiasi valore dell'angolo alfa, ma considereremo solo valori dell'angolo alfa che siano multipli di 30 gradi o di 45 gradi. Questo perché? Perché in tal modo possiamo ricavare le misure di seno e di coseno in base a semplici considerazioni geometriche. Cominciamo allora supponendo l'angolo alfa uguale a 0 gradi. Beh, in questo caso il triangolo, come si usa dire, degenera in un segmento. I due punti P e P' coincidono e coincidono con il punto in cui la circonferenza interseca l'asse orizzontale, dalla parte destra ovviamente rispetto all'asse verticale. Questo allora significa che il seno di 0 vale 0, mentre il coseno vale 1, no? Perché il segmento OP' diventa lungo tanto quanto il raggio, mentre l'altro si riduce a un punto e quindi vale 0. Perciò ripetiamo seno di 0, 0, coseno di 0, 1. Dopodiché passiamo a un angolo di 30 gradi. Bene, qua cosa facciamo? Ci costruiamo
il simmetrico del triangolo OP' rispetto all'asse delle orizzontali, beh, non dico l'asse delle X perché non ho chiamato asse, diciamo l'asse orizzontale. Beh, che cosa succede? Succede che PP' e P'Q sono congruenti perché i due triangoli sono simili. E il triangolo POQ risulta essere un triangolo equilatero. Basta fare due conti e si vede che ha tutti gli angoli di 60 gradi. Allora, se PP' è uguale a P'Q, beh, tenendo conto che PQ è lato del nostro triangolo equilatero, che per ipotesi è 1, no? Perché ricordiamoci che OP, raggio della circonferenza, è 1, si conclude che PP' è lungo un mezzo e quindi che il seno di 30 vale un mezzo, mentre il coseno di 30, cioè il segmento OP' lo si ricava col teorema di Pitagora, cioè con la identità fondamentale della trigonometria che abbiamo scritto prima, e quindi facendo i conti molto semplici alla fine si arriva a concludere che è lungo radice di 3 fratto 2. A 45 gradi succede che il nostro triangolo OPP' è non solo rettangolo, ma è anche isoscele. Quindi i due cateti sono uguali e in pratica sono il lato di un quadrato la cui diagonale è l'ipotenusa del triangolo, cioè il segmento OP. Beh, il lato di un quadrato nota la misura della diagonale, si trova subito. Basta fare 1 fratto radice di 2. Oppure, tenendo conto del teorema di Pitagora, no? E scrivendo appunto il teorema di Pitagora, si fanno i conti e si perviene allo stesso risultato. 1 fratto radice di 2, che, come si usa dire, razionalizzato, è radice di 2 fratto 2. Quindi, a 45 gradi, il seno e il coseno dell'angolo sono uguali e valgono entrambi radice di 2 fratto 2. A 60 gradi si inverte la situazione che avevamo a 30 gradi. Perciò vuol dire che seno e coseno si scambiano di valore. Quindi il seno di 60 è come il coseno di 30, cioè radice di 3 su 2, mentre il coseno di 60 è come il seno di 30, cioè un mezzo. Infine a 90 gradi si inverte la situazione che avevamo a 0 gradi, perché adesso OP' si riduce a un punto, quindi il coseno vale 0, mentre PP' si riduce al raggio OP sul cateto, sull'asse verticale. Quindi seno di 90 vale 1, coseno di 90 vale 0. Dopodiché passiamo a 120 gradi. Beh, se guardate il triangolo OPP', è facilissimo capire che l'angolo POP', che è il supplementare di alfa, vale 60, mentre OPP' vale 30, che è il suo, perché è il suo complementare. E poi qui c'è da notare che OP' questa volta va preso col segno meno, perché siamo sul semiasse orizzontale negativo, mentre PP' è sempre positivo. Però abbiamo un triangolo con angoli acuti di 30-60 gradi, quindi vuol dire, e ipotenusa 1, quindi vuol dire che il cateto di fronte all'angolo di 30 gradi in valore assoluto vale un mezzo e quell'altro vale radice di 3 diviso 2. Pertanto il seno di 120 è radice di 3 diviso 2, mentre il coseno è meno un mezzo. A 135 gradi il nostro triangolo diventa anche isoscele, quindi i valori dei cateti sono radice di 2 fratto 2, ma uno è positivo e l'altro è negativo, quindi il seno di 135 radice di 2 fratto 2, il coseno è meno radice di 2 fratto 2. A 150 gradi si inverte la situazione di 120 gradi, quindi si scambiano i valori, perciò seno, ovviamente però il seno è positivo, il coseno è negativo, quindi il seno di 150 è un mezzo, il coseno è meno radice di 3 diviso 2. A 180 gradi cosa succede? Che PP' si riduce a un punto, quindi il seno vale 0, mentre il coseno è lungo tanto quanto il raggio, però essendo nel semiasse negativo orizzontale varrà meno 1. Passiamo al terzo quadrante, quindi angolo
primo multiplo di 30 gradi che troviamo è 210. Quindi abbiamo un triangolo con gli angoli acuti di 30 e 60 gradi, perché se l'angolo alfa è 210 si conclude che POP' è 30 e che OPP' è 90, scusate, 60. Questa volta nel terzo quadrante è negativo anche il seno, quindi seno e coseno sono entrambi negativi, ma i valori con un triangolo avente angoli acuti di 30 e 60 gradi saranno 1/2 e radice di 3 su 2 prese però col segno meno, e quindi il seno è meno 1/2 e il coseno meno radice di 3 su 2. Dopodiché abbiamo un multiplo di 45, 225, quindi l'angolo POP' è 45 gradi, così come l'angolo P'PO, quindi il triangolo è rettangolo e isoscele, pertanto i valori del seno e del coseno sono uguali, sono tutti e due negativi e valgono meno radice di 2 su 2. Poi, sempre nel terzo quadrante, abbiamo multiplo di 30, che è 240, qui si inverte la situazione che avevamo a 210, dunque ho sbagliato a scrivere nel testo che ho fatto, non è 120, no, ma 210. Quindi avremo che il seno è meno radice di 3 su 2, il coseno meno 1/2. Infine a 270 cosa succede? Che il coseno è di nuovo nullo, perché il segmento che rappresenta il coseno si riduce a un punto, mentre quello che rappresenta il seno si riduce alla misura del raggio, che però si trova sull'asse verticale al di sotto di quello orizzontale, quindi va preso con il segno meno. Infine siamo nel quarto quadrante, il primo multiplo è un multiplo di 30 ed è 300 gradi, ecco qui notate che il seno continua a rimanere negativo come nel terzo, ma il coseno ridiventa positivo e i valori, dunque l'angolo, se l'angolo alfa è 300 vuol dire che l'angolo POP' è 30 gradi. Che POP' è 60 gradi, mentre quell'altro acuto, P'PO, è 30 gradi. E quindi, avendo un triangolo con angoli acuti di 30 e 60 gradi, in valore assoluto, un cateto è 1/2 e l'altro radice di 3 su 2. E allora avremo che il seno di 300 è meno radice di 3 su 2, mentre il coseno è più 1/2. Poi abbiamo un multiplo di 45, 315, quindi il triangolo diventa isoscele, di conseguenza il seno è meno radice di 2 su 2, il coseno è più radice di 2 su 2. Infine, e a 330 gradi, si inverte la situazione che avevamo a 300 gradi, pertanto il seno è meno 1/2 e il coseno è radice di 3 su 2. Infine, a 360 gradi, cioè come dire 0 gradi, seno vale 0 e coseno vale 1. E questi sono i valori delle funzioni goniometriche elementari seno e coseno per angoli multipli di 30 o di 45 gradi da 0 a 360 gradi. E il video è finito.
E dove è finito sto cazzo di video? Non c'è. Oh Cristo.